fallisce a pianificare, pianifica di fallire. Obiettivi. In ambito finanziario o in ambito personale? Mi sono chiesto, ma le persone non partono con l'idea di fallire il raggiungimento di un obiettivo? Cioè non si svegliano la mattina dicendo fallirò il raggiungimento di questo obiettivo? Cioè di solito hanno una visione, un sogno e lavorano per cercare di raggiungere questo sogno, questo obiettivo. La maggior parte di questi però non ci riesce. Il tema del raggiungimento degli obiettivi mi affascina tantissimo perché è strettamente legato al tema del mindset, della mentalità vincente che hanno persone di successo e che io amo studiare per cercare di capire come posso migliorarmi e anche come creare magari dei servizi migliori che a loro volta permettano ai nostri clienti, agli iscritti ai servizi GP Invest di migliorarsi. E il tema della mentalità è incredibilmente interessante, potrei parlarne per 3 ore, ma è quello su cui voglio concentrarmi perché è incredibilmente più rilevante rispetto alla tecnica. Ne parlo spesso anche quando entriamo nel dettaglio del mondo degli investimenti. L'80% del successo come investitore dipende dalla tua psicologia. Nel campo del raggiungimento di obiettivi in ambito professionale, ad esempio, vale la stessa regola. L'80% del successo dipende dalla tua mentalità, dalla tua psicologia, solo il 20% dalla tecnica. E quando parliamo di mentalità non possiamo non entrare nel tema della strategia, o meglio, ho un obiettivo, ho una visione, devo definire una strategia per poter raggiungere quello che sto sognando. L'avere una strategia nell'ambito degli investimenti, della finanza personale o in ambito professionale ci permette di essere nel posto di guida della nostra automobile e poterla guidare verso l'obiettivo che abbiamo in mente. È chiaro che se tu sei nel sedile di guida, guidi l'auto dove vuoi, se sei passeggero, ti stai facendo guidare da qualcuno e magari questo qualcuno non vuole andare nella direzione in cui vuoi andare tu. Avere il controllo del percorso per raggiungere l'obiettivo che abbiamo in mente, ripeto, queste sono tematiche che si possono applicare al raggiungimento di obiettivi finanziari, crearsi una pensione, accumulare capitale per comprare la prima casa, eccetera, o obiettivi personali, perdere 3 kg di peso in un anno, o non lo so, quello che sia il tuo obiettivo in ambito di forma fisica. Bene, questi concetti si applicano in egual modo. E visto che mi rendo conto che per quanto riguarda la mia vita, siano incredibilmente concrete, perché sono strategie che un po' per indole personale, un po' per studi, mi viene abbastanza naturale applicarle. Per altre persone magari questi sono concetti un po' areiformi. Ma di cosa stai parlando, Giorgio? Fammi un esempio concreto. Bene, in questo video voglio farti un esempio concreto che è legato ad un evento molto importante nel mondo dell'esplorazione del globo terrestre, che è stata appunto la conquista del Polo Sud nel 1911. Questo è un classico esempio di pianificazione in un caso vincente, in un caso perdente. Perché nel 1911, e ho studiato molto per preparare questo video, quindi un like ci starebbe, c'è stata una sfida tra il norvegese Roald Amundsen e l'inglese Robert Falcon Scott. Entrambi infatti avevano l'ambizione di piantare la bandierina al Polo Sud, una conquista incredibilmente importante, prima di chiunque altro. La conquista del Polo Sud era un'impresa titanica per i tempi, penso che lo sia anche adesso, ma immaginala ai tempi, nel 1911 non c'erano i tessuti tecnici per andare in montagna che ci sono adesso, non c'erano mezzi di trasporto, ne parleremo tra poco, come quelli di adesso. Insomma, un'avventura incredibilmente complessa, difficilissima, ad altissimo rischio, proprio di sopravvivenza. Anche nei mesi più caldi, infatti, questo viaggio è stato realizzato tra dicembre e gennaio, perché nell'altro emisfero è estate, si raggiungono temperature di meno 30 gradi centigradi e per raggiungere il Polo Sud entrambi i contendenti avrebbero dovuto viaggiare per 1400 miglia, quindi più o meno 2000 chilometri, cioè, quindi ci rendiamo conto della difficoltà di raggiungere un obiettivo di questo tipo in mezzo alla neve, terreni inesplorati a meno 30 gradi. La cosa interessante di questa storia, e ti suggerisco di approfondirla magari guardando qualche documentario, è la diversa strategia che hanno adottato e seguito questi due personaggi, cioè il norvegese e l'inglese. Amundsen, il norvegese, per preparare la spedizione ha passato molto tempo nel nord del Canada con le popolazioni Inuit per imparare a portare le slitte tirate dai cani, perché grazie anche all'esperienza degli Inuit, chiaramente popolazione abituata a vivere in ambienti freddi e pieni di neve, bene, la slitta tirata da cani era la soluzione per muoversi più comoda. L'inglese Scott invece ha adottato una strategia completamente diversa, si è deciso di avvicinarsi al Polo Sud utilizzando dei pony delle Manciurie.
chiedemi che cos'è un pony delle Manciurie, non ho la minima idea, ma la regia ci farà comparire immediatamente un pony delle Manciurie in sovraimpressione, un animale che a detta degli storici era inadatto al suolo artico. Sempre Scott, di fianco ai pony delle Manciurie, aveva pensato di utilizzare le prime motoslitte a motore. Guarda caso, dopo pochissimo si sono rotte, richiedevano grandissima manutenzione e sono state lasciate durante il percorso. Questo ha costretto il team degli inglesi a dover spingere per moltissimi chilometri le loro slitte, a differenza del team norvegese che invece aveva le slitte tirate dai cani. Come puoi immaginare, in un territorio così difficile da esplorare, dover spingere qualcosa richiede molte energie e la spedizione degli inglesi è stata incredibilmente più lunga. Amundsen e il team dei norvegesi piantava periodicamente delle bandierine nere sul tragitto nella direzione del Polo Nord. Perché? Perché non si sa mai, perché vogliamo tornare indietro per la stessa strada che abbiamo percorso nell'andata. Perché chiaramente la sfida era riuscire ad andare e tornare vivi. Quindi, un po' come le briciole lasciate da Policino, i norvegesi piantavano delle bandierine ad una certa distanza per poter ritrovare il percorso e ritornare indietro senza dover esplorare eccessivamente il percorso, ma seguendo semplicemente la traccia lasciata. Il team degli inglesi l'ha fatto? No. Interrompiamo le trasmissioni per comunicarti che il 6 di marzo ci sarà un annuncio qui su YouTube e a Reti Unificate su una grande novità che non vediamo l'ora di condividere. Tieniti libero il 6 marzo alle ore 21, attiva la campanella, le notifiche, qualunque cosa pur di presentarti sui nostri canali il 6 marzo alle ore 21. Ne vedrai delle belle. Amundsen e il team dei norvegesi avevano preparato 3 tonnellate di provviste per un gruppo di 5 esploratori che faceva parte di questa spedizione. Il team degli inglesi aveva preparato 1 tonnellata di provviste per le 17 persone che prendevano parte alla spedizione. Il team dei norvegesi aveva disposto queste provviste in punti strategici lungo il percorso, così che nel caso fossero rimasti senza provviste durante l'andata o il ritorno, sapevano che c'erano dei punti strategici in cui trovare provviste e anche avevano preparato delle mini casette per potersi andare a rifugiare in caso di tempesta. Insomma, avevano considerato il peggiore dei casi, quello facilmente intuibile, di finire le provviste prima del tempo. Quindi sapevano che c'erano dei luoghi sicuri in cui andare a trovare provviste e un rifugio. Il team degli inglesi aveva fatto qualcosa di simile? No, e infatti scopriremo tra poco come è andata a finire. Quando Amundsen era già in viaggio per tornare in Norvegia, finalmente Scott raggiunge il Polo Sud circa 3-4 settimane dopo. Era esausto, il team era veramente distrutto perché appunto avevano dovuto spingere le slitte per un tragitto lunghissimo e anche il morale del team era veramente ai minimi. Scott e il team degli inglesi arriva, non può piantare la bandierina perché è già stata piantata, torna indietro, demoralizzato, distrutto, finisce le provviste e i corpi sono stati trovati 8 mesi dopo congelati all'interno di una tenda. Chiaramente la spedizione è stata un disastro totale, è terminata nel peggiore dei modi e si è conclusa con la morte di tutti i partecipanti. Qual è la morale di questa storia? E perché ne stiamo parlando? Perché questo è un esempio tipico di pianificazione. E ho voluto portarti questo esempio prendendo spunto da un mondo che non c'entra niente con la finanza per farti capire la differenza di approccio tra una persona che raggiunge un risultato e una persona che non lo raggiunge. Perché quando si parla di finanze personali è incredibilmente difficile visualizzare questi accorgimenti che il team norvegese ha adottato per raggiungere i propri risultati, ok? Quando invece lo spostiamo su un campo come le spedizioni, per quanto io non ne sappia niente e non so quanto ne possa sapere tu, scrivimelo nei commenti, è più facile comunque visualizzare le difficoltà che deve affrontare un team che deve fare una spedizione così complessa. Quindi qual è la morale? Cosa possiamo imparare nell'ottica di gestire al meglio le nostre finanze, creare un piano per raggiungere i nostri obiettivi, che è quello che realmente ci interessa? Bene, Amundsen e il team norvegese ha sempre pianificato il viaggio nell'ottica del peggiore degli scenari. Cosa succede se accade qualcosa di poco probabile o imprevisto o che magari non, solitamente non si verifica? Quindi un freddo eccessivo, il fatto che non troviamo la strada per tornare indietro, finiamo le provviste prima del previsto. Quindi hanno fatto una pianificazione considerando il worst case scenario, il peggiore dei casi. Questo è uno dei temi fondamentali della pianificazione in generale che possiamo applicare anche al mondo delle finanze personali e degli investimenti, perché considerare il peggiore dei casi nel mondo degli investimenti, ad esempio, è considerare il crollo dei mercati. E questo, a differenza dello scenario di conquista del Polo Sud, può essere un'opportunità. Ad esempio,
esempio un crollo dei mercati finanziari, se lo abbiamo previsto non in termini di quando avverrà, perché nessuno può saperlo, ma in termini di si verificherà prima o poi, quindi devo prepararmi, che è una cosa completamente diversa, bene, questa può rivelarsi un'opportunità, perché se io ho capacità di acquistare, magari, quando c'è un crollo dei mercati, posso comprare strumenti finanziari, azioni, fondi, obbligazioni, quello che è, ad un prezzo scontato. Quindi prevedere l'eventualità di un evento che verosimilmente presto o tardi si verificherà mi permette di arrivare pronto quando si verificherà l'evento e poterne trarre beneficio, ok? Quindi sfruttare un'opportunità derivante da un rischio. Un'altra morale molto interessante che possiamo trarre da questa storia è che i risultati di Amundsen e Scott sono direttamente proporzionali alla loro capacità di pianificare il tragitto. Quindi Amundsen ha fatto un grande lavoro di pianificazione, è andato nel nord del Canada a parlare, a relazionarsi con popolazioni che sapevano gestire il freddo e territori, ambienti così difficili. Scott ha lasciato più spazio all'improvvisazione. Bene, il risultato ha fatto la storia. Quindi il raggiungimento di obiettivi in ambito finanziario e non è il risultato del nostro focus nel fare una progettazione o meno dell'evoluzione del nostro patrimonio, dell'evoluzione del nostro reddito, dell'evoluzione del nostro risparmio, quindi di avere attenzione o meno su tutti questi aspetti e cercando di fare una previsione di come andranno le cose, che non vuol dire beccarci esattamente o fare una previsione centrata alla virgola, ma avere la migliore stima possibile con le informazioni che ho oggi di dove potrei andare se continuo a fare quello che faccio, ok? Se ritorniamo nel mondo della finanza personale e degli investimenti, una persona che fa un lavoro di questo tipo, quindi utilizza strumenti come quelli ad esempio che mettiamo a disposizione in pianificazione finanziaria fai da te o altri percorsi di finanza personale, è una persona che crea un proprio percorso di crescita delle proprie finanze, del miglioramento della propria situazione finanziaria, crescita del proprio patrimonio, lo verifica periodicamente, lo aggiusta, consapevole che non sarà mai preciso al 100%, ma man mano che ci lavoro diventerà sempre più preciso e più realistico. Dall'altra parte, una persona che non pianifica, non prevede il peggiore dei casi che potrebbe verificarsi, come l'avvento di un crollo dei mercati finanziari, non ha idea di dove andranno a finire le sue finanze più o meno tra 5, 10, 20 anni, non è in grado di capire l'impatto delle proprie decisioni in ambito finanziario nel lungo periodo. In altre parole, se spendo 2.000 euro oggi per una cosa che non è indispensabile, quanto cambia il raggiungimento dei miei obiettivi tra 20 anni? Non sa dare risposte di questo tipo, quindi è in balia del caos più totale. E quali sono le probabilità che raggiunga i propri risultati in questo modo? Molto basse. Quindi con questo video dovresti aver capito molto più dettagliatamente, più approfonditamente il significato della frase: chi fallisce a pianificare, pianifica di fallire. Questa è una frase di Benjamin Franklin, molto nota, e che ci fa capire la morale più importante di questa storia. Possiamo raggiungere obiettivi anche molto ambiziosi, sia nella gestione delle nostre finanze che nella gestione di obiettivi personali, qualunque essi siano, se e solo se siamo in grado di applicare i principi descritti in questo video. L'80% dei tuoi risultati dipende dalla tua mentalità, solo il 20% dalla tecnica. Questo è uno dei concetti più importanti che io ho mai imparato studiando queste tematiche, e con questo video, con l'analogia della conquista del polo, ho cercato di riassumere tutti questi concetti in un video che sarà un po' lungo ma di altissimo valore. Fammi sapere nei commenti se ti è piaciuto, cosa ne pensi, che strategie hai per raggiungere i tuoi obiettivi, e se ti è piaciuto questo video clicca mi piace. Con questo è tutto, ci vediamo in un altro video, ciao!